Cielo donerà a noi poveri terrestri un grande spettacolo anche quest'anno. Delle oltre 50 comete che si affacceranno nel nostro sistema solare, 7 di esse saranno visibili con un semplice cannocchiale. E di questi 7 astri, se saremo fortunati, uno lo si potrà osservare anche ad occhio nudo. La prima è chiamata 45P Onda Mrkos Paidusakova. Non chiedetemi come si pronuncia perché non lo so. Ed anzi, dico subito che la mia pronuncia sarà pessima, probabilmente anche per le prossime comete che nominerò. Insomma, la 45P viene a salutarci ogni 5 anni. L'11 febbraio prossimo giungerà nel punto più vicino alla Terra, a 13 milioni di chilometri. È stata scoperta nel 1948 ed il suo perielio avviene ogni 5,25 anni. Per osservarla basta un binocolo da puntare all'orizzonte, verso ovest, dopo il tramonto. La seconda è la C2016-U1 NeoWISE e con un po' di fortuna la potete già osservare guardando col binocolo verso est. L'orario consigliato è prima del sorgere del sole, verso le 6.30. La trovate in direzione della costellazione da Ofiuco a Serpens, Cauda e Sagittario. Il 14 gennaio toccherà il punto più vicino alla nostra stella. Questo corpo celeste ha un'orbita iperbolica, il che vuol dire che probabilmente non ripasserà più da queste parti. È stata individuata per la prima volta il 21 ottobre 2016. E in più, se siete appassionati di stelle cadenti, allora fate attenzione perché in quella zona di cielo è possibile vedere anche le quadrantidi. Già che ci siete, che l'orario delle 6.30 è ottimo e che sfreccerà sopra di noi sino a metà anno, provate a cercare anche la cometa C2015-V2 Johnson. Sta correndo verso il perielio, che raggiungerà nel mese di marzo, la nostra quarta amica, ovvero la cometa 2P Encke, visibilissima nell'emisfero nord. Non ho usato a caso il termine amica, visto che è la cometa che passa più spesso a trovarci, ogni 3 anni. Non aspettate il mese di marzo però per cercarla, ma fatelo prima perché dopo il suo perielio sarà nuovamente visibile, appunto, tra 3 anni. Tale cometa era passata appunto 3 anni or sono, assieme alla famosa e ricca di misteri cometa C2012-S1 Ison. A fine marzo potrebbe vedersi ad occhio nudo la 41P Tatto Giacobini Cresac, ovviamente il condizionale è d'obbligo. In estate invece transiterà la C2015-R61 Pan-STARRS, non visibile ad occhio nudo ma con un po' di fortuna individuabile tramite un cannocchiale. Non sarà visibile purtroppo dall'Italia la cometa 96P McCalls, ma solamente nell'emisfero sud. Che dire, questi astri affascinanti catturano l'attenzione e la curiosità di sempre più appassionati. Soprattutto dopo l'incredibile accomettaggio dell'Underfile e della sonda Rosetta sulla cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Trovi ulteriori link di approfondimento sulle comete di cui ho parlato in descrizione. Grazie per avermi seguito sin qui. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale e lascia un mi piace. Rimarrai così aggiornato sulle prossime notizie. A presto da Lucoral.